E andiamo avanti, lo dicevamo poco fa, cultura della legalità e cultura della sicurezza sono la strada giusta per invertire la rotta, perché il nesso rischioso, rischiosissimo, è quello proprio che corre tra morti sul lavoro e lavoro nero irregolare. Lo dimostrano ad esempio gli studi incrociati realizzati dalla CGIL in Emilia-Romagna e noi salutiamo Franco Zavatti del Coordinamento regionale Legalità e Sicurezza. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio e ciao a tutti. Ecco, siamo a pochi giorni dalla pubblicazione dei dati provvisori dell'INAIL sugli incidenti sul lavoro, ma intanto voi della CGIL Emilia-Romagna avete esaminato il report pubblicato a dicembre. Quale fotografia esce dalle 119 pagine dedicate alla vostra regione? Beh, esse una fotografia estremamente preoccupante, che purtroppo conferma le battaglie, le impostazioni anche territoriali che stiamo cercando di dare da molto tempo alle nostre attività rivendicative, sia a livello istituzionale, sia con soprattutto le associazioni delle imprese e delle professioni, perché i dati confermano un intreccio crescente tra appunto il lavoro irregolare, il lavoro nero, caporalato e la crisi degli infortuni e delle malattie professionali. Ecco, voi avete registrato 124 casi di infortuni con esito mortale, pari al Con esito mortale. 10,9% dei decessi nazionali, un tristissimo record, anche se devo dire ci sono regioni che hanno anche segnato di peggio, Zavatti, no? Certo. Sì, effettivamente noi intanto stiamo cercando adesso di utilizzare questi dati non come numeri, scusa la semplificazione. Questi sono numeri e dati, come dire, preziosi, assolutamente interessanti, che vanno approfonditi e studiati, ma che rappresentano persone, cittadini, lavoratori che appunto prima sono umiliati con il lavoro nero e poi che si espongono a rischi sempre in crescita di infortuni e anche casi con esito mortale, perché poi al dato che citavi tu dei 124, diciamo così, caduti su un colpo, che sono comunque pari al quasi l'11%, insomma, dei decessi nazionali, vanno poi aggiunti sempre tra i nostri dati regionali e il numero che sono quasi di 6.500 casi emiliano-romagnoli di malattie professionali, che però queste malattie professionali, in alcuni casi gravissime, hanno portato poi a 87 ulteriori decessi, morti. Quindi Ecco, sì. Zavatti, c'è un elemento che diciamo ancora arricchisce questo vostro studio perché avete preso in considerazione le cifre dell'INAIL, ma avete anche preso in considerazione l'ultimo report Esatto. annuale del Ministero del Lavoro sugli esiti ispettivi nelle imprese a contrasto del lavoro nero. E allora voi avete praticamente scoperto che gli stessi settori che vedono maggiori e crescenti infortuni sono, guarda caso, quelli dove c'è maggiore presenza di lavoro irregolare e nero, con picchi poi in Certamente. alcune province, in alcuni territori, il che impone ovviamente un'azione concreta, efficace di prevenzione su un fronte e sull'altro. Riusciamo a farla questa azione? Perché se ne parla, se ne parla, se ne parla di legalità e di sicurezza sul lavoro e poi ci troviamo di fronte a questi dati, a queste storie che sono disarmanti. Certamente. Infatti questa è una, come dire, una constatazione che, mettendo in intreccio e confronto i dati dei due report, che sono report sì, ufficiali di strutture statali e ministeriali, quindi sì, non, come dire, con eccessi sindacalesi, insomma, no? Quindi questi mettono in evidenza che i settori produttivi maggiormente appunto colpiti sulla base dei dati INAIL per malattie professionali e infortuni sono appunto, purtroppo, guarda caso, gli stessi settori che noi abbiamo registrato e che registriamo quotidianamente e anche
confermati purtroppo dal report del Ministero del Lavoro, con il lavoro nero, irregolare e così via. Insomma, quindi parliamo del settore dell'autotrasporto, delle costruzioni, riparazioni meccaniche, l'agroalimentare, eccetera. Quindi è evidente che questi dati impongono una attività, l'esigenza di un'iniziativa con azioni concrete ed efficaci, ovviamente, di prevenzione, che naturalmente non ci possono limitare solo a dire bisogna rafforzare gli istituti e gli enti che fanno i controlli. Certo, questo è giusto e va bene, perché purtroppo in questi anni sono diminuiti il numero degli ispettori, sia a livello nazionale che a livello regionale. Questo è un dato che va assolutamente recuperato. Ma no, non può essere questo solo l'unica faccia della medaglia cui noi dobbiamo far guardare. Poi c'è un'attività di prevenzione, diciamo così, sociale, politica, che va attivata nel territorio, perché purtroppo, come dire, c'è una tendenza troppo estesa a livello anche delle associazioni economiche, e questi sono problemi di cui poi si occupa il sindacato. Questo è un errore fondamentale che va assolutamente corretto e recuperato. Qui occorre davvero impostare una attività di prevenzione sociale senza demagogie, ma che però devono portare sempre di più, molto di più, le associazioni delle imprese in primis ad occuparsi con le loro ditte associate di queste attività di prevenzione, che vuol dire Infatti, formazione, che vuol dire. d'altronde si è parlato di un patto per il lavoro recentemente, solo qualche giorno fa, ricordo le parole del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, un patto per il lavoro deve per forza ripartire da queste basi, Certo. immagino, no? Zavatti, Certo. grazie, grazie ancora per essere stato con noi, Grazie a voi. buon lavoro, Grazie a grazie. voi, buon lavoro e soprattutto a voi.